Dario Franceschini, il ministro dei beni culturali, oggi ha visitato Norcia. Il ministro appena arrivato si è subito recato in piazza San Benedetto per vedere il cantiere della Basilica messa in sicurezza con una gabbia di tubi innocenti. Il terremoto del 30 ottobre 2016 l'ha fatta interamente crollare, ad eccezione della facciata. Il ministro Franceschini è arrivato a Porta Romana, il primo dei 7 ingressi delle mura antiche della città ad essere riaperto il 22 dicembre. Ad accoglierlo la presidente della regione Catiuscia Marini, la vicepresidente della Camera dei Deputati Marina Sereni, il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, che è arrivato subito dopo l'arrivo del ministro, erano presenti i monaci benedettini, con loro anche l'arcivescovo della diocesi Spoleto-Norcia Renato Boccardo. Dario Franceschini ha incontrato anche l'imprenditore Brunello Cucinelli, che gli ha illustrato i lavori che intende finanziare sulla torre del Palazzo Comunale. Sentiamo il ministro e poi successivamente Brunello Cucinelli. Sono tutti tempi che serviranno cercando di correre. Naturalmente la vastità dei danni di questo terremoto sul patrimonio culturale è impressionante, è una cosa anche che vogliamo spiegare in modo molto chiaro al mondo, all'Europa, la vastità dei danni al patrimonio culturale, migliaia di segnalazioni arrivate, sono già state fatte molte messe in sicurezza, ci sono 300 persone del Ministero che lavorano ogni giorno, dai soprintendenti ai funzionari ai dipendenti. È un lavoro enorme che verrà fatto con il massimo scrupolo, perché si tratta di coniugare la sicurezza con la tutela dei beni culturali, quindi sono interventi molto delicati, ma c'è l'impegno assoluto del governo a mettere tutte le risorse che serviranno. E Norcia dimostra proprio, per il tipo di ricostruzione intelligente che è stata fatta dopo i terremoti precedenti, che si possono ricostruire i centri storici così come sono, perché questa è la storia e l'identità di un territorio, e ricostruirli con dei criteri di sicurezza antisismica che funzionano, come si vede dal fatto che le case che avevano avuto proprio qua interventi dopo i terremoti precedenti hanno retto la scossa. Presidente, quanto potrà fare Cucinelli con la sua azienda e con l'affetto e la spiritualità che lo lega alla città di Norcia e ai benedettini? Ma diciamo che con la famiglia abbiamo preso in custodia il restauro del monastero e invece come azienda abbiamo deciso di prenderci questa torre civica che rappresenta il simbolo civile di questa splendida cittadella. Ecco, sentivo poco fa, diceva il collega della RAI, che sarà, se non fosse stata per l'ultima scossa, tempi rapidi, Presidente. Pensiamo di sì, onestamente, parlando con Errani, mi sembra che i tempi possano essere abbastanza rapidi. Quanto affetto la Lega ai benedettini, Presidente, visto che sono anche nella sua azienda, se non sbaglio, giusto? Sì, io sono legato a Norcia, ma sono legato alla cultura benedettina da cui sono partito da sempre nella mia vita, perché sono partito dall'ispirazione di Benedetto quando dice: non solo cura ogni giorno la mente con lo studio, l'anima con la preghiera e il lavoro, ma quando raccomanda l'abate di essere rigoroso e dolce, esigente maestro, amabile padre. Io credo che in questo concetto si possa riassumere l'opera meravigliosa di San Benedetto.